adesso do la parola in chiusura a Patrizia Nicolaini. Allora, io vorrei riportare un attimo l'attenzione sul tema ambientale e quindi su quello che ci interessa principalmente. Vorrei dire due cose molto velocemente: no al nucleare, ma non c'era bisogno di dirlo, l'abbiamo già detto altre volte. Vorrei dire anche che non ci può essere un principio di responsabilizzazione politica. Vorrei precisare, perché sono stata appunto attaccata per questo, che le valutazioni tecniche che vengono fatte dai tecnici sono soltanto conseguenza di una scelta politica. E per giustificare quello che dico, perché non sono solita parlare a vanvera, è che il documento tecnico al quale facciamo riferimento è del novembre del 2009, mentre invece la rassegna stampa del giugno 2009 la porta all'opinione dell'assessore regionale dell'energia, che commenta la decisione della giunta regionale di ritenere compatibile la realizzazione dell'impianto, parliamo del rigassificatore, con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale. Questa è quanta all'unanimità la giunta regionale ha riconosciuto, nella consapevolezza che durante l'incontro in programma a Roma il 14 luglio, quindi questo è di giugno, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si dovrà necessariamente tenere conto delle esigenze di raccordare il progetto con il quadro delle analoghe intervento a realizzarsi in Adriatico, la conferenza dei servizi che seguirà. Quindi la conferenza dei servizi è un atto successivo, c'è stato un atto di indirizzo politico che ha fatto una scelta e la conferenza dei servizi è tenuta ad esprimersi su questo. È chiaro che noi speriamo e ci auguriamo che nel passo successivo ci sia un blocco, noi ci batteremo per questo, ma mai deresponsabilizzarsi, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Questa è la prima cosa. No al nucleare, le leggi non applicate, la responsabilità delle leggi non applicate ricade su tutti, su nessuno, sulla maggioranza e sull'opposizione. Bisognerà cercare di fare tutto perché queste leggi vengono applicate. Questo è un impegno mio personale, ma credo poi che dovrebbe essere di tutti, credo che gli altri lo condivideranno. Come, e chiudo qui, cercate di essere velocissima perché ormai è molto tardi, come sarà la regione tra 20 e 30 anni? Non lo so, dipende molto da noi. Io, se non riusciamo a fermare questo tipo di attività economicamente neanche tanto rilevante, perché ci hanno fatto passare, attenzione, i gasificatori come una fortuna da un punto di vista economico e da un punto di vista dello sgravio fiscale per le Marche, non è vero. Non sta scritto da nessuna parte, verranno fatti passare soltanto delle tubature che porteranno questo gas altrove, non ci sarà uno sgravio per i cittadini marchigiani. Quindi attenzione a non farsi prendere in giro da queste cose. E soprattutto io credo che l'impegno di tutti, il mio è un impegno personale, perché sono venuta qui a titolo personale e intendo mantenerlo e tornare qui in ogni caso, sia che sia eletta sia che non sia eletta, per discutere di qualsiasi tema, ma l'impegno dovrebbe essere quello a fare in modo che di questo territorio, che è già abbastanza scempiato dagli interventi che sono stati fatti, ho sentito dire va noi al rigassificatore a Porto Recanati perché c'è il Conero, tutto sommato a Falconara è già un territorio talmente poco attraente da un punto di vista ambientale ed ecologico che forse sarebbe il danno minore, non è vero, si andrebbe ad aggravare danno su danno. Io credo che l'impegno di tutti noi sia per evitare che questo succeda. Io credo che i comitati sono molto attivi, ce ne sono tanti, e io credo che tutti insieme possano farcela. Grazie. Allora, il dibattito a questo punto. Allora, no, non è possibile, le spiego. Scusate, le regole erano molto chiare. Carlo, abbi pazienza, le regole sono molto chiare. Abbiamo dato una risposta per gruppo. A Rifondazione è stato dato anche maggiore spazio. Chi ha fatto questa indagine qui? Mi è stato consegnato un foglio, vorrei dire a voi cittadini, è chiusa la discussione. Questa indagine qui è stata assegnata dal sottoscritto all'ARPA, chiaro? Così come il nucleare, le centrali e tutto quanto altro è stato posto qui non si farà, perché in questa regione c'è un piano energetico ambientale regionale che non lo consente.
Quindi vi invito a fare attenzione nel futuro che questo piano venga mantenuto. Io non ci credo, ma vi invito a verificare se verrà mantenuto. Oggi non si farà. Ma non è come dice lei! Ma come mai allora, la centrale? Lui ha dato l'opinione sua. Ho detto le centrali Turbogas, guardi, non c'entra nulla. Lei parla delle biomasse, io parlo delle centrali Turbogas. Il dibattito si chiude qua, credo che sia stato piuttosto esauriente e non sia stato molto facile. Io ringrazio a tutti gli intervenuti dall'altra parte, vi ringrazio per aver mantenuto la disciplina, vi ringrazio il Presidente per aver fatto questo video.